Come annunciato alcuni mesi fa dal comune di Fano, sono partiti i lavori per la nuova area giochi nel Parco Rivera di Rosciano. In questo luogo sorgerà uno spazio inclusivo per tutti i bambini del quartiere. Ad illustrarci i lavori e le tempistiche, l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori. Ci siamo perché la maggior parte, diciamo, dell'area è già stata lavorata con alcune installazioni. In questi giorni stiamo posando il massetto che è il sottofondo di quello che sarà poi il tappeto antitrauma, che quello necessita naturalmente di migliori temperature proprio per aderire al meglio. Una volta sistemato quello, l'area sarà al suo completo con l'installazione, ricordo, di 5 giochi completamente inclusivi. Ci sarà un'altalena con cestello, una struttura polifunzionale con tutti dei giochi sonori, una giostrina, e quindi mi sento di dire che sono molto contenta che questo sarà il secondo parco inclusivo della città. E a seguire verrà realizzato poi quello di Sant'Orso, che destineremo, diciamo, affideremo i lavori proprio a metà mese, tra pochi giorni. Ci ritroveremo in un'estate completamente accessibile e nuova, con nuovi luoghi, questo è importante, nuovi luoghi che comunque garantiscono un diritto al gioco, che in questo momento è fondamentale, mi sento di dire, anche in un momento a livello europeo così triste, dove abbiamo sempre più bisogno di socialità e di luoghi dove ospitare tutto quello che è un sistema famiglia. Proprio per favorire anche questo modo di stare, abbiamo previsto in questo spazio di Rosciano anche delle sedute che appunto abiliteranno anche i bambini con la carrozzina all'interno dei tavoli. Questo è molto importante proprio perché si deve ricreare uno spazio per tutti. È una life motion che noi cerchiamo di promuovere come punto forte del nostro mandato, perché ci preme molto poter veramente dare alla città luoghi per tutti. Il termine dei lavori è previsto per fine aprile, per appunto dare la possibilità da maggio di poter utilizzare questo spazio al meglio.